Venerdì 13 settembre, buongiorno da Liberato Ferrara, buongiorno dalla redazione di Per Sempre Napoli per la quotidiana rassegna stampa. Qui ci occupiamo di calcio nazionale ed internazionale. Partiamo come sempre dalla Gazzetta dello Sport che punta tutto sull'Inter, conta Calagliassi, sarà il giorno del debutto di Sanchez e Godin, mentre Sensi e Lukaku sono già all'Inter. Invece, come presentazione di Fiorentina-Juventus, questione di fede, giocando sui nomi di Federico Chiesa e Federico Bernardeschi. Sono due dei protagonisti attesi della partita. Vetrina al completo, una delle pagine interne della Gazzetta dello Sport, da Mkhitaryan a Rebic a Verdi, gli ultimi acquisti pronti a scatenarsi. C'è anche il napoletano Llorente, è la prima giornata di campionato che si gioca dopo la chiusura del mercato, gli ultimissimi arrivi, Verdi è arrivato a pochi minuti dalla chiusura proprio del mercato. Sono pronti a scendere in campo e a far vedere il loro valore. Chiesa, Berna, missione per due, Juve, Fiorentina da riconquistare. Poi si parla del Milan, in difesa del Milan, sì, il muro regge, ora Romagnoli cerca la rivincita. Passiamo al Napoli, San Paolo, lavori terminati, ma la polemica è infinita, tutto quello che è successo dopo il comunicato strano, quantomeno, di Ancelotti che ha detto che era una vergogna giocare senza gli spogliatoi sono pronti. Ci sono due tesi, uno che l'intervento di Ancelotti, alias De Laurentiis, è valso per dare uno sprone al comune che non c'entrava niente, diciamo alla ditta incaricata dei lavori per finire in tempo. La seconda tesi del Corriere della Sera nel suo dorso napoletano è che invece si sia trattato solo ed esclusivamente di una polemica sterile in ottica convenzione che c'è da firmare lunedì, che per il Napoli firmare la convenzione vuol dire dover pagare dei soldi. De Laurentiis sta cercando per la ricostruzione fatta al Corriere del Mezzogiorno di far saltare l'appuntamento. Passiamo alla Roma, Roma capitano multiuso, Florenzi è da Formula 6, il giocatore può essere utilizzato in varie posizioni, praticamente ha giocato tranne portiere. Nel centrale di difesa, nei due ruoli centrali di difesa, regista o prima punta, ha giocato in tutti gli altri ruoli possibili e immaginabili. Questo ne fa un giocatore estremamente utile e eclettico, però non lo specializza in nulla e questo in parte lo penalizza. Strategia Inzaghi, Lazio l'assalto per la Champions. Dicono tutti che c'è in ballo il quarto posto perché i primi tre sono assegnati a Juve, Napoli e Inter. Il quarto posto se lo giocano sicuramente Roma e Milan sulla carta, ma poi c'è la Lazio, c'è la stessa Atalanta che l'anno scorso è arrivata quarta, il Torino che si è rinforzato. Sarà una bella lotta, ammesso e non concesso, che sia solo per il quarto posto. Andiamo avanti, cambiamo giornale, Corriere dello Sport, apertura con Koulibaly, scudetto e razzismo, io vinco due volte, dice Koulibaly, e parla dello scudetto che lui è convinto che il Napoli possa vincere, della delusione provata a Torino in occasione dell'ultima partita all'autogol al 93esimo, però è stato già dimenticato, ma il ricordo di quel gol del 22 aprile è indelebile. 22 aprile, il giorno in cui il Napoli sbancò Torino e riaprì clamorosamente la lotta a scudetto, poi è finita come è finita. Evitiamo di ricordarlo. San Paolo corsa contro il tempo, questa è la tesi benevola per De Laurentiis del Corriere del Mezzogiorno. Per cui c'è stato, dopo la polemica, è stata data una scossa, quindi ci sono stati turni di 30 operai che hanno lavorato anche di notte per finire i lavori. Alzare la Champions per non battere, articolo che secondo me andrebbe, semmai lo analizzeremo bene in seguito, a parte la Juventus ha un deficit mostruoso, non si capisce come possa essere stata iscritta al campionato, ha un costo di gestione complessivo di Cristiano Ronaldo che sfonda i 90 milioni l'anno. Se non vince la Champions e con i ricavati, non tanto della vittoria quanto proprio per la crescita del brand, incrementa le entrate, ci sarà bisogno di battere di nuova casa, di nuovamente cassa. L'anno scorso si è risolto il problema emettendo bond per 175 milioni. Io resto sempre dell'idea che i bond, che sono cambiali, anche se è sempre più elegante chiamarli bond, non dovrebbero avere ospitalità nel mondo del calcio, non lo dico io, ma lo dicono i regolamenti federali, però insomma,
Ci sono Juventus e Milan e Roma che hanno debiti spaventosi. L'Inter pare che da poco sia rientrato. Non dico come superino i paletti del fair play finanziario, ma come possono essere iscritti in Serie A resta un mistero. Tutto bade, riparliamo di Fiorentina, Juventus, Ribéry e oro per Firenze, Inter, Lukaku già pronto, può essere già da primato. L'Europa e lo stadio, la Roma rilancia. Lazio, Lazzari è subito da record, come possa essere da record dopo 2 giornate? Non lo so. Stesso discorso che vale per quello che hanno scritto di Lukaku. E qui poi c'è una lettera a cui ha risposto Gucci che ha parlato di Ancelotti che deve dare una scossa al Napoli. Tutto sport, il ritorno di Gol Zago e Higuain che è tornato al gol, ovviamente. Sarri e l'esercito toscano per esorcizzare il Franchi. Messi, dove sta il fair play? Il giocatore è squalificato. Quindi, a dire di Tuttosport, non dovrebbe essere nel novero di coloro che possono essere premiati alla manifestazione che si fa nelle prossime ore a San Siro. Però io vedo la fotografia di Cristiano Ronaldo che, se non ricordo male, è uscito da un'accusa un po' più grave, quella di stupro, perché è stata ritirata grazie a un accordo con la ragazza che l'aveva denunciato. Non lo so se è più grave fare dichiarazioni contro la Federcalcio sudamericana, contro l'equivalente sudamericano della UEFA, o non piuttosto per accuse di stupro. Comunque, San Paolo, il caso è risolto, ne abbiamo parlato in tutte le salse. Chiudiamo con queste. Federico Chiesa, l'uomo del destino, gioca contro la Juve alla quale si era promesso la scorsa estate. Vediamo che cosa succede. Con questo abbiamo concluso la rassegna stampa. L'appuntamento è per domani.